Questo programma è offerto da Zego Motor, concessionaria moto e scooter dal 1962 a Catania. Raimondo Ceramiche Redobagno, vieni a trovarci in via Vincenzo Giuffrida 191, Catania. Amici di Calcionate, buonasera, buon lunedì, inizio di settimana come sempre puntuale, l'appuntamento con il Catania e i nostri tifosi che da casa possono interagire come sempre. Accanto a me Sabina Rossi, buonasera Sabina. Buonasera Salvo, buonasera ai nostri ospiti studio che tra non molto andremo a presentare, buonasera soprattutto agli ospiti che ci ascoltano e ci sono assidui frequentatori di Globus dall'altra parte dello schermo. E sono tanti, molti sono anche i tifosi, i nostri tifosi, perché sosteniamo tutti i colori della nostra squadra rossa-azzurra che ci ha dato l'ultima soddisfazione, anzi l'ultima partita è stata una soddisfazione per tutti noi. Allora potete interagire con noi 340 051 1286 per ciò che riguarda la linea WhatsApp, mentre potete contattarci direttamente la linea urbana lo 095 051 81 88 650 e non è finita qui, perché abbiamo le nostre coordinate dove potete vederci. Vediamo un attimino, ringraziamo sempre Gaetano Ligregge, Gianluigi Caruso, l'aspetto tecnico e la regia. Allora, i canali dove potete seguirci: canali 15 e 18 del digitale terrestre HBBTV Sicilia, canale 268 DTT HBBTV nazionale, www.globusmagazine.it/video per ciò che riguarda lo streaming, sulle piattaforme Twitch, TV Dream, Facebook, Local TV, Cyborg, e quindi ci vediamo addirittura negli Stati Uniti, in Canada, in Australia, in Europa, Globus Network Italia, app per Android ed Apple. Salvo. Allora, abbiamo detto quasi tutto, e allora è il momento di presentare il nostro parterre che adesso viene svelato dall'inquadratura, perché gradito ospite è sempre un ritorno, ma è ormai uno di casa, no? Turi Di Stefano, buonasera Turi. Buonasera a voi, grazie per l'invito. E poi invece in collegamento Tino La Vecchia, il nostro opinion leader, buonasera Tino. Non riusciamo a sentirlo? Sì, abbiamo capito dal labiale, buonasera, però poi adesso vediamo di ripristinare il collegamento anche audio, perché quello video va benissimo, è perfetto, quello audio adesso lo ripristineremo strada facendo, anzi immediatamente. Intanto andiamo a salutare anche il nostro direttore Enzo Stroscio, buonasera direttore. Posso fare anche io i segni? Sì. Sì. Segni? Sì. Vabbè, va. Guarda che quello non è un segno equivoco, quello che ha fatto. No, ma vediamo, okay, perché stasera dobbiamo sorridere un po', no? In attesa di andare a trovare i lupi di Avellino. Sorridiamo un po', sorridiamo. Assolutamente. Che ce l'abbiamo. Allora, vediamo se abbiamo recuperato Tino. Eccolo lì. Allora, Tino, buonasera. Niente, non l'abbiamo recuperato Tino. Continuo, facciamo i segnali convenzionali. Va bene, va bene, va bene, ci torneremo più in là. E allora partiamo subito con il piatto forte di questa puntata. Naturalmente andiamo a fare subito un passo indietro, perché alla Cibali venerdì scorso si giocava il derby di Sicilia tra Catania e Trapani, bella cornice di pubblico, stadio pieno come sempre, oltre 17.000 le presenze, c'era anche la presenza dei tifosi del Trapani. E tu ridico io, meno male, perché quella è l'essenza del calcio, soprattutto in un derby, il confronto, vabbè, adesso qui no, si apre tutto un altro mondo, perché dice, vai, tifoserie gemellate, ok, no. Però è un peccato quando un derby si affronta senza il pubblico, senza di una delle due compagini. Beh, è chiaro, purtroppo ci penalizzano, diciamo, in linea generale, anche in altre città, indubbiamente, ma noi siamo penalizzati
per quello che è successo tantissimi anni fa, ancora si ripercuote questa cosa, quel bunker che c'è nella tribuna A, cioè cose, il mio modestissimo avviso, cose che ormai sono passate queste cose. Il pubblico catanese ha dimostrato negli ultimi anni di essere un pubblico attento, magari qualche, c'è qualche scaramuccia, ma è una cosa normalissima nel calcio che capita, non dovrebbe, ma capita. E quanto una squadra fuori casa, specialmente nel Napoletano in Calabria, non c'è il calore del pubblico, si perde un po' quell'entusiasmo, quella forza che un giocatore, l'adrenalina cosiddetta, no? E quindi ora speriamo magari che in seguito ci sia un'attenzione in più. Va bene, grazie Tino, cioè grazie Turi. Andiamo di nuovo da Tino, voglio capire se il collegamento finalmente... è tutto a posto? No, non c'è. Non e è allora? A posto. Allora, io ti posso dire la mia. Allora, per quel che riguarda la partita, l'ultima, siamo sì. divertiti tutti, è stata molto, diciamo, agguerrita da entrambe le due fazioni, però la cosa che io non mi capacito, come si suol dire, ne parlavo anche col direttore in maniera umoristica, che i ragazzi del Taranto, del Trapani, avevano un pullman spettacolare, tutto amaranto, con tutte le torri guarnite, con le cinque torri del loro stemma. Sì. Mentre noi, come diceva il nostro direttore, noi viaggiamo in pappalardo. E questa era una cosa che veramente faceva ridere quando ne abbiamo parlato, ne abbiamo chiacchierato, vero direttore? L'abbiamo presentato il direttore? Sì, l'abbiamo presentato. Voglia. Ma se mi hai ripresentato di nuovo, mi fa con i segni. Eccolo qua. Il direttore con i segni. Il direttore con i segni, vero? Che faceva ok, tu sì, Vavellino. Diciamo che ormai tutte le squadre hanno il... Guardate che bellezza che ho io qua, guardate che bellezza. Ma bella! Questa qua è per la Coppa Italia, è un pensierino che il nostro Raimondo ci farà per la Coppa Italia. Bene. Per la Coppa Italia. Allora, no? Incontriamo il Trapani, no? Ovviamente. Assolutamente. Certo. Dobbiamo correre però, perché ci siamo persi un po'. Però vi devo dire che cominciano ad arrivare i primi messaggi. Antonio Scuderi ci scrive: buonasera a tutti amici, se la società non ci abbandona troveremo presto la quadra giusta e vinceremo. Vabbè. Speriamo. Allora, facciamo un passo indietro sì. e poi ne facciamo un avanti. 5 vai, anche vai. Di più avanti, vai. Perché dobbiamo andare a vedere gli highlights, vediamo cosa è successo in questo bel derby giocato appunto venerdì scorso, 15ª giornata. Allora, si gioca 15ª giornata di campionato, una delle sfide più attese della giornata, Catania-Trapani, due formazioni che vanno in cerca naturalmente di punti pesanti, perché in questo momento sia Catania che Trapani sono in zona play-off, ma cercano naturalmente di inserirsi nel lotto delle squadre che sono proprio al vertice, diciamo, della grande cornice di pubblico. Si inizia subito. Gara molto intensa, ritmi alti, qui c'è una prima occasione che è quella del Trapani, questo colpo di testa del numero 9 Udo, poi il Catania che è molto aggressivo, recupero palla qui con il pallone per Stoppa che ci tenta con questo diagonale, Seculin si fa trovare pronto, prima vera occasione gol per il Catania. Dal calcio d'angolo susseguente poi arriva ancora Verna con questo cross bello tagliato, il colpo di testa di Gega che era al suo esordio al Massimino. Trapani che risponde ancora con quest'altro colpo di testa centrale e Catania che qui sfrutta al meglio il recupero palla, poi se si invola tutto solo, Stoppa arriva davanti a Seculin all'ultimo momento, però Stoppa ha fatto la cosa migliore, poi però non ha angolato o non ha tirato fortissimo, Seculin è riuscito a deviare sulla susseguente azione fuori gioco di Inglese. Azione che si ripete qualche minuto dopo, ancora Stoppa che questa volta vede Jimenez, traversone centrale al bacio per Raimo che praticamente ad un metro e mezzo dalla porta manda incredibilmente alto. Catania che insiste, questa è l'azione del gol, Capitan Castellini qui fa una sorta di lob, un tiro che poi era più un cross che poi è diventato un tiro,
che beffa Seculin 1-0 per il Catania alla fine di un primo tempo che i rossazzurri hanno dominato per intensità e ma anche per trame di gioco. Nella ripresa i cambi poi operati da Aronica consentono alla Trapani di avere qualcosina in più in avanti. Qui c'è subito il numero 17 Fall che fa le prove generali del gol che poi arriverà subito dopo. Lescano innesca Benedetti, il cross tiro che diventa una sorta di flipper con Ciliento che si trova lì a due passi alla porta e non ha nessun problema a mettere dentro e battere Beters carambola dopo carambola. Questo dovrebbe essere Raimo sulla la prima deviazione. Catania che però si rimette sotto. Sì, Catania che poi si rimette sotto e questa è la bellissima azione in linea verticale con Stoppa, migliore in campo, che dà questa palla di prima intenzione ad Inglese che non si fa pregare. E poi Inglese che qui appoggia allo stesso Stoppa, Stoppa entra in area, viene affrontato, messo giù, calcio di rigore che tra un attimo andremo a vedere. Dal rallenti si vede l'intervento netto che è di Sabatino, e qui il calcio di rigore. Incredibilmente lo scivolone che non consente a Capitan Castellini di fermare la sua personale doppietta, peccato. Un pallone che va altissimo, ma è evidente che qui Castellini abbia perso l'aderenza col terreno e anche in quel momento col pallone. Il Trapani insiste, qui c'è Karic, poi il pallone al centro viene prolungato e qui ancora una volta il tiro prontissimo di Fall con Raimo che salva. Finisce così 2-1 per un Catania arrembante, vittoria che ha convinto per dicevamo intensità, carattere, molto cuore, ma anche molta testa da parte dei giocatori che hanno portato a casa quindi una vittoria davvero importante. Allora andiamo all'analisi veloce, poi andiamo anche a vedere cosa arriva da casa. Prima di tutto il nostro interlocutore privilegiato oggi è Turi Di Stefano. Turi, che partita hai visto e poi ti chiedo che Catania hai visto? Beh, diciamo che il Catania, tutto sommato, è questo che noi, quello che ci aspettiamo la domenica, perché ha delle buone qualità, ha dimostrato anche a livello atletico di esserci, questo è importante, però vedi, quando il Catania incontra queste squadre che tentano di giocare a calcio, quindi si aprono un attimino, lì il Catania non trova molte difficoltà. E io ho visto un Catania voglioso di rifarsi della sconfitta tra virgolette con il Crotone, perché onestamente è una sconfitta che ci sta tutta, tutto sommato, no? E io non avevo dubbi che il Catania avrebbe dimostrato, poi della vittoria chiaramente c'è l'imponderabile indubbiamente, no? Ma ne ero convinto che avrebbe fatto una partita di sostanza, di qualità, di forza, a prescindere che giocava dentro casa o meno. Forse il Catania poteva chiudere la partita anche nel primo tempo, no? Perché ci sono state delle occasioni. Sicuramente sì, hanno avuto un paio di occasioni davvero molto importanti. Per esempio, io ho notato quanto Stoppa ha preso la palla con un avversario in tecle, no? Se l'è portata sulla sinistra. Lì forse ha fatto un attimino l'egoista, perché poteva praticamente fare il famoso cucchiaio, ma diciamo questo magari seduto qua mi viene molto facile a dirlo, no? Sì. Indubbiamente qui. Oppure darlo sulla destra ad un compagno che già poteva fare la diagonale per andare in botta. Ma ci sta, perché è stato il migliore in campo. Sì, anche perché, e su questo non ci sono dubbi. Anche perché in quell'azione il Catania era in superiorità numerica. Era, appunto, ma ci sta. Poteva dare. E un'altra cosa, quando abbiamo preso il gol, se voi avete attenzionato, sì, c'è stato il rimballo, eccetera, però il centrale a 2 metri dalla porta ci sono due ragazze nostre che sono una a sinistra e una a destra e quello centrale vicino al portiere. Questa è disattenzione. Ora sai Turi, questi dettagli li andiamo, se con l'ausilio dell'immagine, grazie alla nostra regia, vediamo di dettagliare meglio, perché effettivamente sia nella prima occasione, quella di Stoppa che ha tirato, ha cercato, magari lì doveva essere un attimino più lucido, Seculin ci è arrivato, pallone a terra, quando tiri così
è facile per il, più facile per il portiere. E l'altro invece il gol del Trapani. Nel frattempo che la regia prepara queste immagini, torniamo un attimo da Tino. Tino La Vecchia, vediamo se questa volta il collegamento c'è, lo salutiamo. Sì, sì, ciao. Perfetto. Allora Tino, anche a te chiedo la stessa cosa. Che Catania hai visto? Ho visto un buon Catania. Per quel che si è visto in campo, il risultato del 2-1 è anche striminzito. Due reti di scarto ci stavano tutte, e forse è questa qua la cosa che si deve ancora migliorare. Si sono sciupate troppe occasioni da rete, e ancora una volta si deve concretizzare di più. E Sabina diceva la vittoria, speriamo che sia una vittoria, una prima di una lunga serie, e che non ci siano più intoppi. Perché la squadra, quando gioca con volontà, con applicazione, con costanza, con spirito di sacrificio, i risultati li ottiene. E tutte caratteristiche che in altre situazioni, in altre gare, sono mancate. Quindi vittoria strameritata, e il Catania ha dimostrato di essere più forte del Trapani, magari una singola partita, e non so dove tutta questa presunta superiorità a Trapani l'appoggiano. Erano sicuri dello 0-0, poi con zampata finale dei Granata. Io ero sicuro del 3-1, avevo pronosticato 3-1. Comunque va bene anche 2-1. Me lo ricordo, l'avevo pronosticato. Io penso che questo innesto di Stoppa da parte del nostro mister è stato ottimale, perché Stoppa, sto vedendo che sta facendo dei progressi, è stato bravissimo secondo me. Sì. E io il mio voto in pagella glielo do il 7,5 come hanno d'altronde tutti. Vabbè, noi abbiamo dato 8 addirittura. Hai visto? Sì, ci sta, l'8 ci sta. Ci sta, ok, va bene. Sì, abbiamo dato 8 proprio durante il commento. A proposito di commento, era lì con noi a commentare questa partita, anche il post partita, direttore Enzo Stroscio. Allora, abbiamo già detto, no? Di quello che è stata anche l'analisi di Tino. Tino ha detto molte cose importanti, ha detto di questa squadra che ha ritrovato quelle caratteristiche che aveva espresso ad inizio campionato. In conferenza stampa prepartita Toscano aveva detto, no? Per uscire da questo periodo serve qualcosina in più, non tanto dal punto di vista tattico, tecnico, ma qualcosina in più in campo. Ogni singolo giocatore deve dare qualcosina in più. Allora, noi abbiamo dato 8 a Stoppa, no? Poi l'abbiamo reincontrato fuori alla fine della partita, e lui era contento, era con la sua fidanzata, insomma, ha fatto una bella partita. Noi però siamo riusciti con l'intelligenza artificiale a ricreare l'azione di Stoppa e fare la terza soluzione, che non era quella del passaggio, non era quella del tiragiro, ma se la regia lo manda, l'azione era questa, e l'abbiamo ricostruito con un'azione, eccola qua l'azione, guardate, questa è Stoppa davanti al portiere, ecco, questa è un'altra di quelle azioni che poteva fare Stoppa, farci la finta, far uscire il portiere dalla porta e segnare. Questa è una cosa tremenda che chiaramente abbiamo preso dalla rete. Sì, sì, sì. Insomma, quell'azione di Stoppa meritava molto molto di più. Ma ce ne sono tante soluzioni, direttore. Il problema è che lì Stoppa, è chiaro che dopo quell'azione ha visto lo specchio della porta spalancato, a quel punto aveva solo Seculin lì davanti. Abbiamo detto, no? Adesso vediamo se poi anche Turi l'ha detto, c'erano altre soluzioni. La stiamo rivedendo l'azione, vediamo se ce l'abbiamo a tutto schermo. Eccolo qui. Vedi che ci sono tre attaccanti del Catania, in quel caso, no? Li definiamo attaccanti perché stavano aggredendo l'occasione, tutti, certo. Erano tutti dentro l'area. C'è da dire che qui Stoppa fa la cosa più bella, perché praticamente grazie a quel rimpallo c'ha un'autostrada davanti. Poi è chiaro che lì tutti, no, hanno detto... tutti quelli che magari hanno giocato al calcio 30 anni fa, ma quello lo segnavo pure io. No, bisognava fare lo scavetto, no. Bisognava fare il tiro a giro. Ma si discute, diciamo. Si poteva fare la finta. Ma vedi, no, abbiamo visto in Serie A e in Nazionale che si sbagliano, assolutamente.
c'è da dire che quella comunque è una giocata nelle corde di Stoppa, perché poi Stoppa qualche minuto dopo riconquista palla, questa volta vede davanti a sé, e qui fa la cosa giusta, perché vede davanti a sé l'uomo meglio piazzato che è Jimenez, gli dà la palla, da quel cross scaturisce una delle grandissime occasioni da gol. Lì Raimo doveva solo toccarla, evidentemente ci è arrivato troppo sotto col pallone. Però anche quelle sono occasioni che questa fa il paio di quella che non ha sfruttato al meglio Montalto col Messina, no? Io vedo che Montalto c'è sempre in zona gol, sì. Noi notiamo, c'è sempre nella fatidica, diciamo, area di rigore, però più di una volta questo ragazzo, che possiamo chiamarlo ragazzo indubbiamente, e ha delle occasioni ma non le sfrutta, probabilmente va con il corpo indietro, se noi lo vediamo, oppure quando colpisce di testa va a frontale, non cerca di girare. Guardate le occasioni purtroppo che ci sono. Sì, sì, ci sono state un paio di occasioni e io ho detto che Montalto è un giocatore di razza, è uno che comunque nell'aria c'è. Sì, sempre. Ha delle caratteristiche diverse dagli altri attaccanti, per esempio da Inglese che va a prendersi palla, fraseggia, cerca l'1-2, Montalto è più giocatore d'aria. In questo momento è chiaro che sta soffrendo la mancanza proprio di gol, perché un attaccante se non segna ad un certo punto comincia a innervosirsi, no, psicologicamente è quasi... Guarda, io ricordo... brevemente Pippetto Fichera. Sì. Pippetto Fichera le prime giornate 4-5 partite non segnava, soffriva maledettamente che l'attaccante di razza cercano l'odore del pallone per metterlo in rete. Però noi predicavamo, dicevamo sempre spesso tranquillamente, perché un giocatore di razza il gol lo fa. Prima o poi arriva. Prima o poi lo fa. Quindi se si sblocca magari. Mi auguro che contro l'Avellino, chissà. Chissà, staremo a vedere. Sabina, ci sono amici da casa che interagiscono con noi? Ci ha raggiunto e ci saluta Mauro Vaccaro. Giuseppe Arcidiacono scrive: buonasera ai presenti studio, un abbraccio al direttore Enzo Stroscio. E poi Piera Pulvirenti, scusate, non ho gli occhiali. Buonasera, sapete dirmi Toscano quanti campionati ha vinto attraverso i playoff? A questo punto rivolgerei la domanda al professore La Vecchia, che è una memoria storica non indifferente. Indubbiamente. I campionati li ha vinti tutti quanti da primo posto, con i playoff ha vinto un campionato, per quel che mi risulta. Uno. Però perché dobbiamo pensare ai playoff? Il campionato ci sta pensando Piero Pulvirenti, che ci ha fatto questa domanda. Piero, un poco di pazienza, il campionato è ancora lungo, è parecchio lungo, saranno momenti di crisi. Vedi, l'Avellino sembrava tutto sparato, eppure ha fatto appena 2 punti nelle ultime 3 gare. Infatti. E quindi è lungo, ci sono gli alti e bassi per tutte le squadre. Assolutamente. Bisogna gestirli gli alti e bassi. È chiaro che no, in un campionato come questo poi conta anche a volte il punticino rimediato, che può sembrare in quel momento un punto perso, poi magari a fine campionato te lo ritrovi come punto guadagnato. La Serie C si vince nelle partite dentro casa, si vince. Chiaro, la differenza, l'ho detto la scorsa settimana, è vero. La differenza fra Avellino, che veniva da 7 vittorie di fila, e il Catania in casa aveva fatto 3-3-1, appena 12 punti. E il Catania addirittura fuori casa ha recuperato un punto all'Avellino. Sì. Si vince in casa il campionato. Certo. Bisogna non... Ecco, ciò che rimpiango sono i 5 punti buttati fra Messina e Latina. Sì. Bisogna recuperare questi punti. Assolutamente. Cioè, sommiamo questi punti più quello della penalizzazione, rifacciamo la classifica. Bene, a proposito di numeri, allora andiamoli a vedere i risultati di questa 15ª giornata e naturalmente anche la classifica. Sabina? Sì, certo. Chiediamo il contributo della regia. Ecco i risultati della 15ª giornata: Catania-Trapani 2-1, Foggia-Casertana 0-0, Giuliano-Potenza 1-2, Sorrento-Picerno 1-1, Altamura-Messina 2-1, Benevento-Avellino 2-2, Cavese-Taranto 3-0, Latina-Crotone 0-4, Monopoli-Cerignola si gioca stasera alle 20:30, mentre mercoledì 27 alle ore 15 si giocherà Juventus Next Generation contro la Turris.
campionato spalmato più che mai, perché poi Juventus Next Generation si giocherà addirittura il 27, perché la Lega ha consentito alle formazioni che comunque hanno dei nazionali di poter appunto posticipare la partita. Infatti, il 27. Sì, si giocherà il 27. Classifica a questo punto incompleta, ma è importante vedere cosa sta accadendo nelle posizioni di vertice. Benevento, un minimo di stop, perché nelle ultime due giornate ha guadagnato solo un punto e comunque ci sta. Quindi 30 punti il Benevento, segue a 25 punti, seguono Cerignola e Potenza, ancora a 24 punti Monopoli, Avellino, 23 punti Giuliano Catania, Picerno, Crotone a 22, Trapani 21, così come il Sorrento. 20 punti Cavese, 19 Altamura, 15 Casertana, 14 Turris insieme al Foggia e al Latina, 13 punti Messina, 9 punti Taranto, 7 punti Juventus. Rimaniamo su questa classifica un attimo per dire che, a parte che è incompleta, ma lì in alto però ci sono delle squadre che debbono ancora giocare, che sono Monopoli e Cerignola. Poi Juventus in basso alla classifica, Turris a metà classifica, in una posizione intermedia, quindi sarà molto interessante poi alla fine di questa giornata capire, no, Cerignola e Monopoli, chi sarà seconda in classifica, chi sarà seconda in classifica, perché uscirà da questa gara la seconda in classifica vincente, a meno che Monopoli, salomonicamente, no, e sarà il Cerignola, esce fuori un pareggio e diventerà il Cerignola con 26, sì, vincente Monopoli con 27, vincendo il Cerignola ancora di più. Da questa partita uscirà la seconda in classifica. Tanto che nel mio quaderno già ho scritto il Potenza al terzo posto, perché qualunque cosa verrà fuori, il Potenza sarà terzo. La seconda in classifica già sarà una fra il Monopoli, che in casa è da retrocessione con una sola vittoria. Sì, è vero, è vero. 7 punti solo in casa. Solo in casa, sì. E il Cerignola. E potrebbe uscire il pareggio e resterà il Cerignola, ma meglio i pareggi, meglio, sì, i pareggi. Beh, certo, a quel punto è chiaro. Senti, tu hai puntato l'attenzione sul Monopoli, io però velocissimamente, un minuto, perché poi dobbiamo correre davvero, punterei l'attenzione sul Potenza, una squadra che all'inizio del campionato qualcuno aveva accreditato tra, perché Potenza è una squadra di categoria, no? Abituata anche a fare certi campionati. L'anno scorso avevano l'ambizione della promozione. Però l'anno scorso diciamo che non sono riusciti ad esprimersi. No, è finita con la salvezza e i play-out. Però diciamo che nelle ultime giornate il Potenza sta marciando. Quindi tenere in grande considerazione, no? Sì, nelle ultime 11 giornate la squadra del momento è il team Altamura. Ha fatto, dopo le 4 sconfitte iniziali, ha fatto 19 punti in 11 gare. Meglio ha fatto solo il Benevento. Bene. E quindi attenzione al team Altamura, perché fra non molto, continuando con questa, potrebbe anche inserirsi in zona, sarà nella parte sinistra della classifica. Anche e loro, io mi sono messo a ridere quando l'ho letto, loro hanno detto obiettivo minimo playoff all'inizio della stagione. Bene. Dopo le 4 sconfitte mi sono messo a ridere. Vuol dire che avevano le idee abbastanza chiare su quello che no, ma la squadra ce l'hanno buona, hanno Leonetti che non è calciatore di Serie C, l'avevo detto la scorsa volta. Bene. Hanno una bella squadra. Allora, torniamo un attimo al direttore per dire invece, facciamo un passo ulteriore, proiettiamoci alla prossima giornata, perché è uno dei, se non il big match della 16ª giornata, si gioca sabato ad Avellino. Gara importante perché in questo momento il Catania ci arriva, diciamo, con una spinta emozionale diversa, e con la voglia naturalmente di far bene, no? Però è chiaro che l'Avellino è una delle formazioni che era partita malissimo, poi col cambio di allenatore ha cambiato decisamente passo e rimane una delle squadre favorite, Enzo. Sì, senza dubbio. L'Avellino, io ero in contatto con dei miei colleghi e amici di Avellino, dicevano che era strano questa partenza decelerata dello stesso Avellino, basta cambiare poi qualcosa,
la squadra ha avuto un'espressione che, tra l'altro, io ho visto la partita, quindi giocano veramente in modo intenso, hanno recuperato, perché l'Avellino ha sempre la possibilità di schierare un buon tridente in attacco, quindi insomma gioca in avanti, non è lezioso, passaggi veloci, e stava dando dei dispiaceri, no? Poi hanno pareggiato, pazienza, col Benevento, ma si invoca un gol in netto fuorigioco, quello del Benevento, il primo, poi l'Avellino ha fatto questo repulista, insomma non si è tirata indietro, non si è spaventato, è rimontato 1-2. Sì, ma in modo convinto, cioè sì, sì, non fortunoso, ma in modo convinto, perché ti dico, ho visto la partita, mi è sembrata una buona squadra. Il Catania quindi dovrà fare la partita, nel senso che, essendo una squadra che giocherà in casa con tutti i pronostico, il Catania deve fare la sua partita, cioè deve giocare di rimessa e di velocità, deve trovare questo modulo vincente al centrocampo, perché non avendo centrocampisti diciamo storici, sappiamo chi sono, no? Deve adattare sempre giocatori che siano in palla, che siano freschi, ovviamente. E Jimenez, Verna e Stoppa possono essere la differenza, ovviamente. Ogni squadra si studia, quindi con mosse e contromosse. Certo. Sarà una bella partita, vedremo veramente una bella partita. Se bene, allora passa indenne da Avellino, qualche speranza in più ce l'abbiamo. Torniamo da Sabina. Sabina. Sì, allora, per ciò che riguarda i messaggi, prima di leggere il prossimo turno, ci saluta Fabio Refice, buonasera, Forza Catania da Malta. Mario Finocchiaro, il campionato si vince in casa, ma 3 punti recuperiamoli ad Avellino. Buonasera, bella gente. Poi ci chiede, il Next Generation ha cambiato allenatore? Un saluto. Ancora sì, saluti. Sì, sì, professore. Sì. Hanno cambiato allenatore, sì, hanno Brambilla, hanno liquidato Montero, pessimo allenatore per quel che ha dimostrato. Sì, sì, Papero Rosso Azzurro ci saluta e buonasera. Buonasera anche a lei. Mentre Antonio 64, che ormai è un nostro affezionato, scrive, ma già ne abbiamo parlato col professore prima, proprio professore Lavecchia, ma lei pensa che il Benevento Avellino, il Cerignola e del Crotone crolleranno sotto i colpi del Catania di Mimmo Toscano a breve, come tutti già pensano? Saluti da Antonio 64. Ma i gol di Catania, il Catania li deve sferrare i gol. Il Catania non deve guardare, a mio avviso, la classifica in questo momento. Deve andare avanti per la sua strada, senza guardare la classifica, cercando di fare punti fuori casa. Ad Avellino io firmerei anche per il pari, e la gara passerà dalla prestazione della difesa. Le prime gare l'Avellino era senza Patierno, non è che sia successo chissà che cosa, mancavano gli attaccanti nelle prime gare, e tanto che il povero allenatore, poi esonerato, era disperato, mancavano gli attaccanti, Patierno e Sunes non c'erano. E ora l'Avellino è in pieno regime, ma ha sempre fatto 2 punti nelle ultime 3, ha perso in casa col Taranto, cioè una cosa che ha dell'incredibile in questa Serie C pazza, tutti possono perdere con tutti. Io firmerei per un risultato che non credo che venga fuori per le caratteristiche delle due squadre, firmerei per lo 0-0, però è chiaro che il risultato del Catania passerà dalla prestazione della difesa. Catania deve andare avanti senza guardare gli altri e deve vincere le partite in casa, a partire dalla prossima al Massimino contro la Cavese, e poi fare i punti fuori casa. Dove non si può vincere, accontentiamoci di un punto fuori certo. casa, dove non si può vincere. Bene. La continuità sarà l'arma fondamentale alla fine. E questo è sicuramente un dato di fatto, no? Allora andiamo a sentire e a vedere naturalmente cosa ha dichiarato Mimmo Toscano alla fine proprio di Catania Trapani, le interviste che abbiamo raccolto in Mix Zone. Abbiamo Toscano ai nostri microfoni. Eccolo qua, Mister Toscano. Diciamo che quello che lei aveva ipotizzato ieri, aveva chiesto ieri alla squadra, era quella di fare il salto, qualcosina in più.
quel qualcosina in più oggi non solo si è visto, ma si è moltiplicato. Sì, ma era quello che dicevo ieri in conferenza. Ci mancava quel pezzettino che per diverse situazioni, per strada, avevamo un pochettino smarrito, perché cambiare ogni settimana qualcosa, però se ci metti quello spirito giusto, quel pezzettino lo vai a rimettere dentro. E oggi i ragazzi hanno fatto una prestazione importante, di attributi, perché Catania, dopo un periodo del genere non positivo, rispondere così con una prestazione in un derby, con una squadra che è stata costruita per arrivare in B direttamente, non ce lo dimentichiamo. Quindi bisogna fare solo i complimenti ai ragazzi. È stata una prestazione matura, convincente, è stata una prestazione anche qualitativamente importante nella gestione della palla, nel possesso della palla. Nel primo tempo praticamente avete dominato, avete annullato il Trapani. Sì, per questo abbiamo fatto una grande prestazione dal punto di vista fisico, dello spirito, della qualità, di quello che abbiamo creato il primo tempo. Grande mister! Ciao Adri! Queste cose mi fanno emozionare, vedete? Io poi vivo di emozioni queste sono le cose che poi la squadra ha messo in campo. Avevamo degli uomini come Dzeka, che era la prima partita che faceva, Jimenez la prima volta che giocava in mezzo al campo, quindi doveva percorrere più metri, però quando c'è spirito di squadra non ci sono assenti, non ci sono indisponibili, non c'è niente. Per questo non ho mai trovato alibi, giustificazioni, perché se ci metti lo spirito, quel pezzettino lo metti dentro le partite. A proposito di questo, a guardare la distinta quando ci è stata consegnata, ci sembrava una formazione un po' più coperta, forse per non dare troppi spazi a Lescano, per esempio. No, ci sembrava, dico, è stata un'impressione. Poi abbiamo visto no. Un attimo più coperta, nel senso di tenere in grande considerazione forse, no, il bomber. Poi però invece in campo abbiamo visto una formazione che ho detto è stata una mia impressione, quindi sbagliata evidentemente, ma sbagliata. Perché nell'interpretazione avevamo visto la partita per la fatta troppo sbilanciata. Poi in effetti però ha avuto ragione il campo, nel senso che poi non solo Jimenez, ma tutto il reparto e gli altri hanno dato una grande mano, nel senso che la squadra qualitativamente, ripeto, ha mostrato di avere finalmente quell'identità di gioco che avevamo visto ad inizio campionato. Ma non solo all'inizio del campionato, perché anche il secondo tempo di Foggia, il secondo tempo di Crotone, la squadra ha espresso. E che quando ci metti quello spirito, il giochi da squadra, entri più dentro la tua prestazione, la vivi già il giorno prima, qualche giorno prima, poi sopperisci a tutto. Escono fuori queste partite contro squadre forti, e oggi i ragazzi hanno avuto anche gli attributi, perché Catania è bella. Passione, 20.000 persone, però quando viene un momento non positivo, rispondere così e regalare ai nostri tifosi questa prestazione, questa vittoria, vuol dire che c'è gli attributi. Ecco, allora, queste le parole di Mimmo Toscano, molto importanti, no? Perché ha sintetizzato quelli che sono stati questi 90 minuti. Peraltro c'è da dire che poi il Trapani tornerà al Massimino il 26 per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Sarà un'altra sfida nella sfida, importante pure quella. E comunque, dicevo Turi, importanti le parole di Toscano, no? E tra l'altro poi abbiamo evidenziato come lui abbia ricevuto subito dopo il gol, il primo gol, l'abbraccio di tutta la squadra, e come lui poi abbia consolato in qualche modo Castellini. Al momento, Castellini, che poi però diciamo che da giocatore maturo, perché è un giovanissimo ma molto maturo, ma mentalmente è un giocatore maturo, nonostante il rigore sbagliato che in quel momento della partita poteva essere anche... Però poi lui è andato a riprendersi il ruolo suo e ha continuato la sua partita battagliando senza perdere in nessun momento la concentrazione. Questo si nota, il gruppo, quando c'è gruppo. Io ho sempre detto comanda lo spogliatoio, in linea generale, è sempre così.
Poi c'è il condottiero che è ovviamente il mister, ma lo spogliatoio è quello che fa diventare il mister. Però la forza del mister che cos'è? La psicologia, a prescindere gli allenamenti, la tattica, eccetera. Deve entrare nelle teste dei giocatori. A volte non è molto facile, ma io ho notato questo in questo mister toscano, no? A prescindere dai campionati che si è portato, quindi chiaramente sì, c'ha il suo valore. Ho notato che sia nelle sconfitte, sia quando giocano male o quando, come ora, ha fatto un'ottima partita, è sereno, dà un'analisi sempre equilibrata. Non l'ho visto mai esaltato nelle interviste. Ho visto un ecco, questa è quella che dà anzi molta... oggi era contentissimo. Sì, contente, ma ci mancherebbe dopo, dopo, dopo le sconfitte, eccetera, ma già si notava. Io ho fatto una riflessione guardando la classifica. Siamo quarti, anche se a pari punti. Esatto, 7 punti dalla prima. Senza centrocampo, attaccante a mezzo servizio, escluso Inglese che onestamente, il valore di Inglese non viene a Catania a dimostrarlo, si sa il valore di Inglese. Non era scontato però. Non era scontato perché molti ho letto anche delle cattiverie, sì, ma è cotto, ma è una orecchia a gloria, eccetera. E infatti si vede, fisicamente c'è, già si nota. Con questa defezione... abbiamo, dici, con i 6 cose, ma non si va mai in nessuna parte, però 5-6 punti in più dovete dovere il Catania sempre con la formazione non ottimale, cioè questo è il valore anche dell'allenatore che col gruppo ha della valenza. Certo, ma è chiaro, no? Sono tutti discorsi, anche quelli che accennava prima Tino sul valore complessivo e sul fatto che questo è ancora un torneo lunghissimo, dobbiamo ancora arrivare al giro di boa, mancano 4 giornate credo, appunto. Però è importante che comunque il Catania stia lì nel lotto delle squadre che possono poi lottare, perché poi nel calcio, soprattutto in Serie C, lo sappiamo tutti, ci sono quei cicli che ti consentono con una serie di risultati utili di arrivare lì in alto e magari altre squadre che in questo momento stanno andando a mille poi avranno inevitabilmente un ciclo inverso. A marzo in aprile si vedrà già... la situazione. Torniamo un attimo da Sabina perché andiamo a leggere il prossimo turno, poi dobbiamo correre, c'è ancora l'intervista a Matteo Stoppa, ne manderemo solo un pezzettino naturalmente. Prossimo turno, regia. Ecco qua, Picerno, Altamura, Avellino, Catania, Taranto, Benevento, Trapani, Latina, Casertana, Giuliano, Potenza, Monopoli, Crotone, Juventus, Next Generation, Messina, Sorrento, Audace, Cerignola, Cavese, Turris, Foggia. Restiamo su questa schermata per dire che, come sempre, giornata spalmata, ci sono 3 giorni, si parte il venerdì, poi le gare del sabato e quelle della domenica. Chiaramente uno dei big match è sicuramente Avellino-Catania, però attenzione anche per quello che si è detto prima a Picerno-Altamura, e io direi anche di fare molta attenzione, altro big match di questa giornata è Potenza Monopoli, Tino. Sì, sicuramente. Picerno Altamura ci dirà quanto effettivamente vale l'Altamura, perché ha perso le prime 4 partite, poi non ha perso più, ad eccezione della gara del Massimino per 2-0, dove ha trovato un Catania effettivamente più forte. Il Picerno, ho detto, in casa non va bene. Vediamo cosa farà questa sera. Per quanto riguarda il Potenza non pare, a mio giudizio, attrezzato per poter fare il salto di qualità. Le squadre sono quelle, Benevento, Avellino, Catania, Crotone e Trapani. Mettiamoci Trapani perché i miei amici di Trapani altrimenti si offenderanno. Ma io francamente... reputo il Trapani non in grado di andare oltre il 7° posto. Si offendono o no, ho fra i miei tanti 1000 difetti quello di dire ciò che penso. Però le 4 squadre secondo me saranno quelle. Il campionato non credo si decida subito, si dovrà aspettare le ultime 8 gare. Il Catania, come ha detto mister Di Stefano, deve stare attaccato, non farsi staccare molto, e nelle ultime 8 gare le puoi vincere anche tutte. Se hai l'esigenza di fare 24 punti, perché no?
un conto quando uno gioca per vincere, un conto quando gioca per pareggiare. Dico, giocando per vincere si può anche perdere, però lo ribadisco, il campionato è lungo. Squadre, l'avete detto voi, che sembrano andare a mille, esempio l'Avellino, che veniva da una lunga serie di vittorie, ora ha fatto 2 punti in 3 partite e speriamo che rimangano 2 in 4 partite. Non mi ricordo con chi giocherà la prossima, però speriamo che resteranno tali per l'Avellino. L'Avellino gioca col... no, l'Avellino gioca col Catania. Allora speriamo che resteranno tali questi punti. Allora, torniamo un attimo a, brevissimamente a Sabina, poi c'è l'intervista stop. Sì, ci sono ancora messaggi. Alberto Maugeri, sentivo che saremmo tornati alla vittoria, sulla soglia della vittoria nel derby con Trapani. Andiamo a testa alta ad Avellino, decisi a riscattare i 5 gol presi la scorsa stagione. Mentre Angelo ci scrive: buonasera, sono fiducioso, si sbloccherà Montalto. Angelo, Angelo, saluti forza Tino e Enzo. Forza, saluta tutti praticamente. Domenico Sassi, un caro saluto da Bari agli amici catanesi, presto in Serie B. Food Chef Toto, buonasera a tutti, forza Catania sempre, un saluto grazie. Affettuoso al mio amicone Salvo Russo, Sabina, Enzo e Vincenzo Stroscio, scritto in neretto. Giacomo Mammazza saluta fra di loro, poi bello perché nel muro si salutano fra di loro. Un saluto anche ad Antonio Costa, buonasera a tutte le sorelle di Fratelli Rossazzurri. Bene, 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 anche le sorelle è molto importante perché certo. Poi sappiamo che c'è un nutritissimo gruppo di tifose. Io sono una sorella rossazzurra. Tu sei una prima sorella rossazzurra, poi ce ne sono anche altre. No, è vero, è vero, moltissime appassionate di calcio da tifose. In qualche altra puntata parleremo anche della squadra femminile del Catania FC, che sta facendo, insomma... La propria esperienza e sta facendo anche bene. Andiamo a sentire Matteo Stoppa, leader, insomma, protagonista. È stato importante soprattutto, ma non tanto del risultato quanto della prestazione. Allora, innanzitutto buonasera, abbiamo fatto una partita importante, ci mancano 3 punti da diverse partite, quindi siamo veramente contenti, siamo orgogliosi del lavoro fatto in campo, perché... Il frutto della settimana si vede solo sul campo, quindi siamo orgogliosi di più del risultato della prestazione che abbiamo fatto, perché è tutta una conseguenza i 3 punti, quindi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo messo gli attributi giusti, abbiamo messo la fame giusta che ci serviva e abbiamo portato a casa questa grande partita, questo grande derby contro una squadra importante di categoria e quindi siamo più che orgogliosi. Partita volitiva che vi ha impegnato anche sul piano fisico, ci sono stati dei duelli quasi rusticani, no? Ad un certo punto si vedeva che stavate tutti là sul pezzo, sul pallone a combattere, anche quando il pallone sembrava andato, finito. Sì, è stata una partita di, come hai detto te, di duelli, una partita chi vinceva i duelli portava a casa i 3 punti, quindi è stata una partita con molto carattere. E poi le qualità della squadra si sono viste anche nei 2 gol, abbiamo sicuramente fatto una prestazione da Catania. Quantità e qualità anche da parte tua, in cronaca non lo facciamo mai, ma ci siamo un po' sbilanciati a fare una sorta di pagella e sei risultato se non il migliore tra i migliori. Innanzitutto grazie mille, io faccio quello che il mister mi chiede di fare ogni partita, quindi dare il massimo di me stesso, mettere le qualità che ho in campo e poi mettere quello che magari mi manca un po' di più, che è un po' di fame, un po' di grinta, che qua sto tirando fuori, perché non girone difficile come questo serve anche quello, se non l'80% quello, poi con le qualità esce fuori tutto. Grazie, grazie davvero. Matteo Stoppa, giovanissimo protagonista di questa partita, classe 2000, pensate, quindi ha 20 anni. Jimenez, un altro dei giovanissimi di questa squadra,
e no, ne ha 24. Questo è Jimenez. 24 anni. Sì, 24 anni, scusa. No, la matematica, sì. Scarso in matematica. No, sempre, no, sempre un ventenne però. Sì, vabbè, insomma, gli avevo dato qualche anno in meno. Vabbè. Ma parecchi campionati sulle spalle già. Dico, è già uno che anche nelle interviste, no? Lo ribadisco, quest'anno stiamo notando come giocatori del Catania, tutti, abbiano come dire, un approccio davanti al microfono che è quello consapevole di descrivere quello che hanno fatto quando le cose vanno bene, ma anche quando le cose non vanno bene. E dico, anche questa è una proprietà importante, significa che in campo ci sei, che hai capito bene come vanno a finire le cose, probabilmente anche gli errori che sono stati fatti, ti aiuta, e aiuta anche l'allenatore poi nell'analisi complessiva, no? Del dopogara. Questo lo chiedo a Turi. Turi di Stefano, tu che sei allenatore di... No, esatto, no, infatti aiuta l'allenatore, indubbiamente, le persone intelligenti, i giocatori intelligenti analizzano i propri errori, dove migliorarsi, indubbiamente, a prescindere. Poi deve essere lui a recepire quello che l'allenatore trasmette. E questo è importante, ma già si nota anche nell'atteggiamento, nell'intervista. E in campo ha personalità, grande personalità. Io lo vedo personalmente un trequartista, o quantomeno gioca lì, perché ha delle inventive enormi questo ragazzo. Allora, 10 minuti alla fine di questa trasmissione, giro di domanda che è unica. Riprendo un po' quello che aveva detto poco fa a Turi, probabilmente anche Tino, poi la estendiamo anche al direttore. Nel complesso di queste 15 giornate, non è che lo dobbiamo fare per difendere Toscano, che non ha bisogno di avvocati difensori, o perché dobbiamo trovare giustificazioni. Però è chiaro che Toscano, settimana dopo settimana, deve lavorare sul gruppo che ha a disposizione e muovere le pedine a secondo, e soprattutto in una zona nevralgica del centrocampo. Ora, fatta questa analisi, e bisogna poi tenere conto l'avversario che hai davanti, però non è facilissimo per un allenatore ogni settimana inventarsi praticamente una soluzione diversa, non potendo contare su quei giocatori che erano stati inizialmente individuati come leader di quel settore. E stiamo parlando di un settore nevralgico, che è il centrocampo. Quindi Turi, questo può essere... No, potrebbe essere apparentemente un punto di debolezza, ma forse... Ma quella forza è questa qua. Forse è un punto di forza, perché adesso questa è una cosa che non dà punti di riferimento alle squadre avversarie. Indubbiamente. Ma guarda, io ho sempre detto questo, ma tutti gli allenatori, il centrocampo è lo stomaco di un uomo. Se non funziona lo stomaco, non funziona la testa e nemmeno le gambe. È normale, no? Quindi io posso dire questo, che malgrado le deficienze, gli infortuni del centrocampo, e sono tre che mancano, non uno solo, chiaramente stanno dimostrando, anche se non hanno la qualità probabilmente di Sturaro e via discorrendo, però danno qualcosa in più per dimostrare e non praticamente far rimpiangere i loro compagni. Questo è già importante. Stessa domanda per il direttore, sinteticamente, perché abbiamo 4 minuti. È una telefonata in linea. E poi Attino, e poi la sorpresa finale con la telefonata in linea. Direttore. Allora, io vorrei, cioè, ho detto prima che la parte medica potesse magari esprimersi un po' meglio su questi due giocatori importanti del centrocampo, perché io credo che per il tipo di infortunio avuto noi non li avremo neanche a gennaio o a febbraio, perché ci vuole molto tempo per la riabilitazione, ci vuole molto tempo per la rimessa in campo, ma soprattutto sono due giocatori che avranno, ovviamente per l'età che hanno, un po' di paura, perché l'infortunio è stato molto serio, quindi insomma non torneranno giovani pimpanti come si voleva all'inizio del campionato. Quindi io penso che Toscano e Fagiano, che a proposito ricordiamo in modo chiaro ed inequivocabile che avremo il direttore sportivo, è un patto di compatibilità di orario, nel nostro orario lo avremo settimana prossima, perché ci sarà conferma da parte di Angelo Scotti del Catania Calcio. Bene, sarà importantissimo quindi seguirci la settimana prossima, non perdete l'appuntamento. Con le sue condizioni di salute, ovviamente, che sappiamo che sono un po'... Ci sarà Daniele Fagiano. Allora, prima di andare a chiudere con Tino,
Sì. Sorpresa telefonica, Sabina. Sì, pronto. Chi c'è in linea? Potevo mancare io. Buonasera a tutti. Questo è Paparo Rosso. Ciao, Paparo. Come va? Ciao sorellina. Ma permettimi prima per cavalleria di salutare la mia sorellina che mi sta tanto al cuore. Ecco. Poi saluto, scusatemi, mister Di Stefano, che saluto caldamente e abbraccio caldamente, visto che lui mi conosce ma non mi conosce come Paparo Rosso Azzurro, comunque non ha importanza. Poi naturalmente saluto il direttore, saluto a Tino La Vecchia, saluto a te Russo, e io intervengo alla chiusura per dirvi che io sono ottimista, ritornato nuovamente a San Lazzaro più forte che mai, la squadra piano piano riprenderà la marcia che doveva riprendere. E poi vi devo dire soltanto di tiratore, che nota tecnica, quello è Jimenez, quello che farà il gol contro la Venezia. Sì, sì, era Jimenez, stoppa. Non era stoppa, sì. Va bene, ragazzi, vi saluto, certo, certo, va bene. Vabbè, e si è parlato di stoppa, io ho detto stoppa. Vabbè, dai, non voglio fare il sapientone, perché i sapientoni, sì, che in una trasmissione è possibile fare delle piccole. Ciao Papero, ci va bene, salutiamo. Ciao. Grazie, sempre naturalmente ci aiuta, ciao. Ci aiuta, come dire, sono sempre molto attenti i nostri amici che ci seguono. Chiaramente era Caleb Jimenez, quello che abbiamo ascoltato poco sì, fa. È chiaro, allora, Tino, andiamo a chiudere con te. Sì, e beh, di toscano mi sono espresso già la primissima puntata, ma non sono io che devo scoprire toscano. La sua carriera parla per lui. Io l'ho seguito anche quando allenava altre squadre, mi è piaciuto sempre come allenatore, i risultati li ho ottenuti. E non dimentichiamo che il Catania ancora deve recuperare Lunetta, sì, che è un altro calciatore, soprattutto nella prima parte della stagione, 23. Ha fatto vedere di avere dei grossi numeri. Numero 23. E Lunetta deve numero recuperare... 23. Sì. Deve recuperare fisicamente, perché mi sembra un po' giù, sia Anastasio e sia Guglielmotti, perché Guglielmotti sembra il fratello gemello della gara con il Benevento, della prima gara. Però non è che abbia giocato male Guglielmotti, ma non è Guglielmotti che ci aspettiamo, che conosciamo che può fare. Quindi questi due li deve recuperare al top della forma. E poi centrocampo, avete detto tutto voi. Grazie Tino, grazie. Dobbiamo fare il giro conclusivo perché siamo ai saluti. Allora, prima dei saluti vi ricordo i prossimi appuntamenti, no, con la materia che stiamo trattando, cioè il calcio e in questo caso le vicende del Catania. Ricordate l'appuntamento del venerdì, ricordate l'appuntamento di domenica, molto importante, sabato, si gioca al Partenio. Appunto Avellino Catania, noi ci saremo come sempre con la nostra diretta Studio Stadio Live, 3 ore e mezza, anche 4 a volte, soprattutto quando si va in esterna, di prepartita, cronaca e post partita. E poi lunedì si torna con Calcionati con Bendi in casa rossazzurra. Io ringrazio, faccio il giro al contrario, Tino La Vecchia. Grazie Tino, alla prossima. Ciao, grazie a voi e alla prossima, e speriamo di sempre di continuare col sorriso. Grazie, speriamo. Grazie una Tino, grazie al tutti. Direttore, un saluto. Al prossimo. Alla prossima. E poi grazie a Tony Di Stefano, come sempre ci ha dato anche lui una mano, sia dal punto di vista tattico, tecnico, per farci capire meglio le vicende del calcio. Grazie a voi altri, per me è sempre un piacere venire in famiglia. E poi grazie a Sabina Rossi. Grazie, Salvo. Grazie anche a Salvo Russo. Grazie. E salutiamo anche Vincenzo Laforte, che oggi non è qui con noi, ma che sicuramente ritroveremo non soltanto sabato per Studio Stadio Live e anche il vostro pomeridiano, ma anche lunedì sera quando ci sono sempre io, non mi abbandono. Assolutamente. Ringrazio anche in regia Gaetano Ligreggi e Gianluigi Caruso, la segreteria curata come sempre da Filia Stroscio. Non perdete la sintonia, i contatti su Facebook e su tutti i social. E soprattutto permettimi un saluto a tutti gli altri utenti che ci hanno scritto, perché non siamo arrivati, perché poi va a finire sempre che ci scrivono all'ultimo momento. Alla prossima. Sigla, alla prossima.
Questo programma è stato offerto da Gego Motor, concessionaria moto e scooter dal 1962 a Catania. Raimondo Ceramiche Redobagno. Vieni a trovarci in via Vincenzo Giuffrida 191, Catania.